navigare in questo mare tirreno con una barca a vela, facendo le tappe giuste e quasi obbligate, mi ha dato una visione nuova della storia etrusca e pre-etrusca. Mi sono dovuta accorgere, infatti, che i grandi porti dell'Etruria avevano un contesto naturale sempre costituito da una grande palude con anfratti e ripari, con alle spalle una parte montagnosa fortificata da mura ciclopiche e poligonali e davanti un promontorio che offre riparo e collegamento con le isole antistanti. Questa realtà diventa ancora più evidente andando a visitare poco lontano da qui Alatri e la sua grande e incredibile cinta muraria. Sono qui sotto le mura d'Alatri. Mura veramente enormi, altissime. Chi ha costruito queste mura? Che mistero c'è sotto? Cerchiamo di svelarlo, appunto, assieme a tutta una serie di amici che mi aiuteranno. È Ornello Tofani, studioso di mura megalitiche e in particolare della Porta Minore, che ha sul suo architrave tre falli, simbolo per Ornello delle tre stelle della cintura d'Orione. Questa è la Porta Minore. Questa è la Porta Minore. Sì. E questi sono i falli che sono stati scalpellati intorno all'Ottocento. Perché il fallo? Simbolo di fertilità, simbolo di cose, ma anche questa presenza del 3. Del 3, infatti questo mi ha spinto a cercare poi Orione. Infatti la Porta Minore mostra nel cielo le tre stelle della cintura di Orione. La stessa cosa che succede con le piramidi egizie. Sono all'interno della Porta Minore, quella dei falli. Questa scala non c'era nell'antichità e probabilmente questo fatto permetteva a questa uscita di essere più larga e di riuscire a vedere ancora meglio le tre stelle della costellazione d'Orione e alla loro uscita dall'inquadratura, diciamo, l'arrivo della stella Betelgeuse, che è l'ultima della costellazione d'Orione. Questo cosa vorrebbe dire, Ornello, che si è dedicato a questo aspetto dell'archeoastronomia? Io ho iniziato questa ricerca perché mi ero stancato di essere considerato romano. Cioè, non possiamo mettere queste mura che sono romane, non esiste proprio. Qui io con le mie ricerche stiamo intorno al 1200 avanti Cristo. L'ultima stella se ne va e della cintura e appare l'ultima stella della costellazione che è Betelgeuse in alto a sinistra. Erano pazzi questi antichi. Aveva una testa fra le stelle. Anche Adriano Forgione non crede che queste mura siano state costruite dai romani. Dovevo venire a Latri per vedere la madre di tutte le mura megalitiche, nel senso che dice Micene, Troia, non c'erano mura così. Sono lunghe più di 2 chilometri, ci sono 6 porte. Le mura di Alatri, in effetti, sono enormi. Però questa scala non c'era, è stata fatta sempre per la visita del Papa, sì, no? È ottocentesca la scala. Quindi, scusami, allora era ancora più profonda, ma ancora più alta questa porta? Sì, 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 assolutamente sì. Oltretutto devi considerare che noi quelle mura che vediamo oggi non sono all'altezza originaria, erano ancora più alte perché la parte superiore dei blocchi è crollata. Quanti metri saranno? Ma io non lo so, a occhio e croce saranno circa una decina. E questi fori erano normalmente per le porte? Per le porte, sì, sì, sono i fori per i giunti. Quello che dice Giulio Magli, appunto, a proposito di queste porte, è che tutta questa costruzione non sarebbe stata fatta per la difesa, ma a scopi... A scopi sacrali. Senti, Adriano, è abbastanza difficile pensare che tutto questo, uno sforzo del genere, sia stato fatto per uno scopo spirituale e non materiale. Però io mi fido di te, perché tu da quanti anni è che fai questa ricerca? Da più di 15 anni. Beh, allora a un certo punto o sei un maniaco o probabilmente te ne sei convinto. Beh, sai, tu devi considerare che tutte le grandi opere che ci vengono dal passato sono sempre state motivate da un anelito sacro, grandi cattedrali, templi d'Egitto, piramidi. Tutte le civiltà hanno sempre voluto e cercato il sacro per costruire queste enormi costruzioni. Ecco perché oggi noi non costruiamo più niente di così bello, perché manca questo anelito di elevazione verso lo spirito. Ma chi veramente ha costruito queste mura? Rimane un mistero. Secondo Virgilio, però,
qui per primo venne Saturno dall'etereo Olimpo e riunì e diede legge al popolo che qui si trovava e determinò che questo luogo si chiamasse Lazio. Beh, i ciclopi in effetti, secondo il mito, erano fratelli di Saturno, che a sua volta pare che non fosse un dio, ma un re in carne ed ossa, venuto fin qui dall'Attica, in Grecia, e che quindi potrebbe benissimo essere stato il re dei tuoi ernici. E Virgilio racconta che gli ernici, guerrieri cattivissimi temuti dai romani, vestivano con una pelliccia di lupo ed erano armati di due lance e soprattutto portavano come segno di riconoscimento un sandalo solo. Un sandalo solo! Ma è come viene descritto Giasone, il capo degli Argonauti. E degli ernici, Virgilio dice anche che discendevano dai Pelasgi. Ma allora tutto torna, è tutto collegato. Fammi capire, i miti ci tramanderebbero in modo simbolico una storia davvero accaduta? Sì, e mi piace pensare che Enea, discendente degli Argonauti, abbia vagato alla ricerca delle sue origini sotto queste mura, costruite dai giganti.